dando spazio soprattutto ai giovani, i giovani che hanno il coraggio di osare, che hanno il coraggio di sfidare le difficoltà e mettersi in gioco lasciando magari anche la famiglia e gli affetti. Diciamo una serata dell'emigrante rivisitata in chiave moderna. Io vorrei qui insieme a me, qui vedete tre sgabelli, su uno siederò io, sull'altro io chiamo Adriana Recchia e Stella Lo Perfido. Tu fai danza dall'età di 4 anni, carissima. Hai praticamente frequentato l'associazione Studio Danza di Maria Lisa d'Aprile con Silvia Mastrangelo. A 18 anni partecipi ad uno stage a Castellana Grotte, uno stage di livello internazionale, il World Dance Movement, giusto? E vinci una borsa di studio di 2 anni a New York. Dopo il diploma hai avuto la fortuna di lavorare con diversi coreografi di fama internazionale. La tua compagnia fissa oggi si chiama, aiutami, Christine Sudeikis Dance Company, e vai, ce l'ho fatta. Ovviamente poi ti chiederò maggiori spiegazioni e informazioni a riguardo. Però tu sei poliedrica, perché praticamente non ti fermi semplicemente qui. Tu fai parte anche, realizzi tantissime cose, video musicali, pubblicità, servizi fotografici. Hai lavorato anche per l'Adidas e, se non sbaglio, anche per un grosso rapper di fama internazionale, Future, giusto? Mocco, sono preparatissima stasera. Carissima, sei giovane, te lo posso chiedere. Quanti anni hai, Adriana? 24 a settembre. Dunque, qual è stata la tua reazione appena hai ricevuto la telefonata? Che dovevi essere presente, ospite, ah, grazie mille, gentilissimo, che dovevi essere presente qui per ricevere questo riconoscimento. Allora, funziona? Ok. E sono onorata di essere qui, tutto il mio paese, io amo Noci, la Puglia è meravigliosa, e anche se vivo lontana, cioè quando si torna qui è casa, la Puglia è bellissima, quindi sono davvero onorata di essere qui stasera, grazie, grazie, grazie. Allora, ci spieghi cos'è la Christine Sudeikis Dance Company? Allora, è una compagnia di contemporaneo e facciamo molti spettacoli in giro per New York. L'ultimo l'abbiamo fatto a Bam Fisher, che è un teatro importante a Brooklyn, e con Christine Sudeikis, che è la coreografa, facciamo tantissimi altri progetti anche a livello di video concept, quindi la mia compagnia. Per i poveri ignoranti, cos'è il video concept? Video per artisti, video di danza particolari, con scenografie un po' particolari, con ambientazioni un po' particolari, video di danza, insomma, quelli che si vedono. Adriana, cosa ti senti di dire ai ragazzi che hanno voglia di seguire un sogno fra le mille difficoltà che oggi, voglio dire, la nostra società non è molto propensa alle volte, poi in un paesino, sai, si alle volte un po' chiusi, un po' gretti, non aperti a lasciare andare. Cosa ti senti dire a questi ragazzi che invece vorrebbero magari aprirsi al mondo? Allora, prima di tutto l'arte va promossa, perché noi non è che facciamo i ballerini, i cantanti per hobby. Cioè, il ballerino, il cantante può essere un lavoro serio, e magari qua non è, la gente pensa, ah no, tu devi fare l'università, devi diventare un medico e devi lavorare. Non è così, perché se una persona ha una passione e la insegue ed è bravo in ciò che fa, qualsiasi cosa, anche il fashion blogger, che sono tutte cose wow, che nascono dalle foto, da cose che possono sembrare stupide, ma i business seri, se tu sei bravo a fare quello che fai, il successo viene, prima o poi viene, perché tutti nasciamo con una voce dentro di noi, diventiamo un po' poetici, c'è una passione. È importante seguirla, perché altrimenti, se non facciamo quello che vogliamo nella vita, penso che un po' la felicità assoluta non viene raggiunta. Quindi tutto ciò che ci piace fare va fatto. E anche i giovani, se avete difficoltà, se vi piace veramente, se veramente volete fare un mestiere alternativo, fatelo, perché tanto, cioè, la vita è una. No, facciamo quello che vogliamo. E va vissuta fino alla fine. Facciamo quello che vogliamo,
E siamo felici così. Brava Adriana. Adriana, la tua famiglia quanto ti è vicina e in che misura ha appoggiato le tue scelte? Ti si illuminano gli occhi quando parli della tua famiglia. Tantissimo, sono grata ai miei genitori che hanno sempre fatto tantissimo per me, anche se ovviamente è una scelta difficile, è una figlia che va così lontano da casa per un bel po' di tempo, anche per me questo è un sacrificio, essere lontano da casa. Però siamo giovani, poi torniamo e poi c'è la famiglia, c'è sempre, loro sono c'è un supporto su cui sempre ho contato e posso contare, anche se all'inizio un attimo vai a New York, ma come vai a fare la ballerina, però lo capiscono, cioè adesso sì, tutto bene. Gli amici? Amici amano, adorano, pubblicano i miei video, sono su un supporto enorme gli amici, tantissimo. E infatti qualcuno sarà anche qui, li ringrazio. Ah, grazie. Ciao. Brava Adriana, davvero brava. Grazie. E un in bocca al lupo, ma so che sicuramente avrai una carriera fantastica. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, dicevamo, il nostro orgoglio, no? Queste ragazze che volano, che affrontano qualsiasi cosa pur di raggiungere il proprio obiettivo. Sì, io devo dire che sono stato piacevolmente colpito dalle risposte alle tue sollecitazioni di Adriana e di Stella, e che danno a questa serata dell'emigrante, credo, una lettura diversa. Noi al concetto dell'emigrazione, no, leghiamo la nostalgia, e il tratto di nostalgia ci sta, leghiamo il legame di affetto con la famiglia di origine e ci sta, il legame con la propria terra e ci sta, però la visione dell'essere fuori, del trasferirsi, a lavorare, a cercare, una cosa mi è piaciuta particolarmente in quello che diceva Adriana, la felicità. E l'emigrazione di 100 anni fa era un'emigrazione indotta dalla disperazione, bisognava andare fuori a fare in modo di trovare quel sostentamento che serviva alle famiglie che stanno qui. Questi ragazzi è vero che molto spesso sono fuori dalle nostre realtà, dal nostro territorio, perché hanno necessità di affermarsi, non hanno bisogno di mantenere la loro famiglia, hanno bisogno di affermare e di mettere a frutto quelli che sono i sacrifici delle loro famiglie, i sacrifici che hanno fatto per farli studiare, per fare in modo che loro potessero avere la possibilità di giocarsi una chance di felicità. Ecco, io sono veramente contento della testimonianza che ci hanno dato, e soprattutto che queste due splendide ragazze siano state, diciamo, premiate, perché al tratto di nostalgia leghiamo un tratto di speranza, che è ciò che veramente ogni giorno ci mette in piedi e ci induce ad andare avanti. Per cui a loro credo che vanno fatti gli auguri, a loro e a tutti i ragazzi inocesi, che sono anche il nostro orgoglio, perché quando Stella occupa una posizione di grandissima responsabilità nella sua azienda e lì insegue un sogno e lo realizza, noi non possiamo che essere orgogliosi, perché oltre a parlare bene di loro fanno parlare bene della nostra amata città. Veramente un augurio di cuore a voi per la vostra vita, per le vostre carriere, per le vostre famiglie. Grazie sindaco, bellissime parole. Io vorrei fare una domanda al presidente del consiglio. Presidente, se uno dei suoi figli o i suoi figli decidessero di andare via dall'Italia d'improvviso, di lasciare, ecco, ho fatto una domanda, lo sapevo. È complicato per un genitore accettare che i propri figli vadano all'estero, magari vadano in un'altra terra, però ogni genitore credo che è pronto al sacrificio purché ci sia la gioia e ci sia la felicità dei propri figli. Quindi se alla fine i figli scelgono una strada diversa, sanno che sui genitori potranno contare, possono contare sempre, e naturalmente noi contiamo che prima o dopo ritornano nella loro terra, come credo potrà succedere, è successo per tanti nocesi che sono fuori, che poi sono ritornati a Noci, e chissà che un domani, dopo i grandi successi di chi sta qui sul palco, potranno poi magari ritornare a Noci e godersi la Noci dopo il successo con i loro figli e con i loro nipoti. Grazie Presidente. Dunque, ci sono delle targhe per le nostre ragazze. In occasione dell'annuale serata dell'emigrante a Stella Lobefaro, per la dedizione alla terra natia, legame ininterrotto con gli affetti, i luoghi, le tradizioni, esempio di operosità e lavoro, portatore nel mondo dei valori della nocesità. Grazie Stella.
l'altra targa, il Presidente del Consiglio, Professor Stanislao Morea, premia Adriana Recchia. In occasione dell'annuale serata dell'emigrante ad Adriana Recchia, per la dedizione alla terra natia, legame ininterrotto con gli affetti, i luoghi, le tradizioni, esempio di operosità e lavoro, portatore nel mondo dei valori della necessità.